Vi ho mai parlato del mazzo Dino Foschia? Io l'ho scoperto grazie ad un mio grandissimo compagno di team, Jobbit, che saluto. Devo dire, molto molto carino, interessante. Soprattutto perché consta anche di dinosauri. E quindi indovinate con chi possiamo mistarlo. Stay over a tutti, sono Anton Show, in questo canale vi faccio vedere i mazzi più belli, più fighi, più bellissimi, Aspettate, non mi sento molto bene, aspettate. Più belli e più fighi di Yu-Gi-Oh! Con cui tu puoi stracciare tutti i tuoi avversari. Poi mi faccio prendere dall'emozione in qualche modo, non esattamente come è molto emozionante il mazzo dell'avversario. Già abbiamo portato avanti una bellissima partita contro il mitico mazzo DDD. L'avversario è stato veramente molto molto bravo la volta precedente a, come dire, a scardinare la partita, a ribaltare completamente il gioco. Vedremo se metteremo in piedi un altro super match, un main event, come si suol dire, come quella volta. E considerando che fusiona direttamente dalla mano, io direi che ci si diverte e anche troppo. Entra Genghis, Re delle Fiamme, lo sapete benissimo il DDD come si comporta, vuole evocare specialmente tanti mostri di extra per avere super 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 bellissime negazioni sul terreno, quindi va a fusionare dalla mano, dal cimitero per bannare e dalla zona pendulum e da qui e da lì, poi va a fare Kali Yuga con i mostri che va ad inserire e quindi la fine Maya eccetera. Eccolo qua, DDD, alto Kaisar Re delle Fiamme, quindi Kaisar Re delle Onde va a diventare Deus Machinex Re dell'Inferno. Inflazione. A me piace moltissimo chiamarlo Re dell'Inflazione, anche se è una grandissima carta, ragazzi, perché riesce a negare un effetto per andare a rubare addirittura il mostro attivante l'effetto e metterselo come materiale Xyz. È il primo che ride, lo sbatto fuori con un biglietto di sola andata dal preside. E chi si è visto, si è visto. Ma facciamo vedere anche il nostro super io all'avversario in maniera molto più junghiana di quanto può pensare. Dualità per forzare subito l'ash, non ce l'aveva benissimo. E quindi andiamo a prendere nella mano la nostra bella impermanenza infinita per andare a far fuori anche il Ragnarok. E quindi vado a far fuori il mio amico Deus Maginex per non farmi rubare nessun mostro. Scavi fossili, comunque vado a prendere il mio startino bellissimo. Eccolo qui, che adesso no, può essere negato, scusate, Terizia. Può essere negata, dannata impermanenza, dovevo andare a negare dall'altra parte, però comunque non ci sarei riuscito perché l'impermanenza doveva star comunque settata. E allora ok, vado ad attaccare e soprattutto vado a settare le mie belle backrow. Il Dinomorfia è un mazzo che sì, va a mettere dei mostri molto forti che vanno a giocare soprattutto con gli LP, soprattutto facendoci rimanere a pochi life points, ma è un control molto molto interessante perché va a basarsi su trappole che sono veramente molto gustose per l'avversario. Adesso ricominciamo con un'evocazione pendolo, l'avversario evoca troppi mostri. Quando vengono evocati troppi mostri io vado a diventare peggio del peggior male possibile, divento peggio di Yazi, ragazzi. Quindi per favore non farmi arrabbiare, caro DDD. Quindi distruzione del nostro mostro, tributo torrenziale, andiamo a travolgere tutti con la fiumana del progresso. E quindi arriva il dominio di Dinomorfia, si parte con l'engine di Dinomorfia, effetto di dominio con cui durante la main phase paghiamo la metà dei nostri LP e quindi andiamo a creare, eccoli qui, i nostri bellissimi fusione sul terreno. A questo punto però si applicano gli effetti DDD. Niente, ragazzi, contro il DDD sono sempre delle cavolo di partite, non c'è niente da fare. Va a rientrare anche Kaisar, alto Re delle Onde. Come vedete i nostri mostri hanno 0 di attacco, 0 di difesa, ma hanno degli effetti molto interessanti perché ci tolgono LP, applicano degli effetti e meno punti vita abbiamo e più vanno ad applicare i loro poteri. È veramente tanta roba, ragazzi. È tanta roba. Ancora fusione e rientra la Kentre Regina. Guardate quante sono, 2000 e 2000. Effetto di Ragnarok, va a rientrare Genghis, va ad infliggere danno. Noi utilizziamo a questo punto il bruto Dinomorfia con cui si vanno a potenziare i nostri mostri e a distruggere i mostri dell'avversario. Quindi effetto ancora di Kentre Regina al cimitero e quindi in risoluzione. Guardate quanti effetti che si applicano, guardate veramente come c'è equilibrio tra i due mazzi e come non si risparmia nulla, come se le danno di santa ragione. Rientra Terizia sul terreno, va a mettere sul terreno l'allerta di Dinomorfia. Guardate che figata, anche se non altro per questa immagine poco censurata. Quindi rientra DDD, Genghis, stavolta l'alto Re delle Fiamme, con cui rientra ancora il Re dell'Ideazione. Niente, gli piace proprio il DDD, ultimamente sta utilizzando questo mostro, gli piace, deve utilizzarlo. A questo punto Battle Face, con cui ci distrugge la Terizia, effetto ancora di Terizia, con cui va a bannare una nostra carta trappola e va a far rientrare Diplos, effetto di Diplos, va a mandare al cimitero a questo punto il Sonico Dinomorfia. Guardate che belle carte, ragazzi. Ok, mandato al cimitero ancora Diplos, effetto di Diplos, andiamo a bannare tributo torrenziale, rientra Terizia. Guardate come il Dinomorfia va a giocare, va a divertirsi, ti va ad incartare
chiudere la partita. Insomma, fa un possesso palla assolutamente molto bello con cui difende il risultato. Ma attenzione, diamo un bel saluto al DDD Tel Rececchino, una carta che veramente poche persone fanno vedere, ma voi sapete che su questo canale vedete il meglio del meglio del meglio, non solo da parte del player one, ma anche dalla parte del giocatore avversario. E quindi molto bene, effetto, va a bersagliare il nostro mostro e va, ragazzi, ad infliggerci mille. È una partita rubata, assolutamente una partita super rubata, ma volevo farvela vedere perché comunque il bellissimo mazzo di Nomorfia non ci ha dato brutti segnali. Comunque il mazzo è stato molto molto bello e invito a giocarlo perché è dannatamente figo.